discorso per quanto riguarda il pulley, che è stato fatto, mi è stato chiesto recentemente in una live su Instagram. Ragazzi, le scapole non devono essere iperaddotte, neanche abdotte, devono essere neutre. Lasciatele come stanno. Il gran dorsale ha delle inserzioni scapolari, ma che non attaccano la scapola alla spina, semplicemente attaccano la scapola all'omero. Quindi deve essere un lavoro dell'omero verso la scapola. Poi, logicamente, per stabilizzare la scapola avremo un'attivazione dei romboidi e in generale degli adduttori scapolari per mantenerla fissa alla spina. Però non ci interessa tenere così e lavorare così. E se lavoro così, riduco margine di intervento di estensione dell'omero. Cioè vado a bloccare la testa dell'omero, non gli lascio spazio. Stiamo liberi, lasciamola libera. Eventualmente in alcuni casi si può valutare in allungamento di abdurla leggermente, che va a creare un allungamento del gran dorsale però passivo, non attivo. Quindi si sposta tutta la scapola omerale, per questo il gran dorsale si allunga, perché è legato all'omero, alla scapola, ma si allungano le altre origini, quindi quella più iliaca, quella spinale, eccetera. Però non ci interessa granché realmente, può essere fatto in alcuni schemi, però di base tenetele neutre, stabilizzatele come? Deprimendole. Non essere stabili in depressione, quella è la cosa importante, però non state iperaddotti. Questo vale logicamente anche sugli altri movimenti.